Adesso sì che si ragiona, Il eh. modo di parlare di quella bambina era strano, quasi Per il incomprensibile. Come 28 si maggio, esprimeva? Non sembrava 1:00. fosse di qui. Più esagerare. Cerca aiuto a città. In città. Scusa. Oppure raggiungi la città. Nella città. Ah, Ah, bella! Bella questa cartolina, eh? Il meccanico. La vista. Si spara da solo o si lo stanno sparando? Lo stanno sparando, penso. Cosa si nasconde lì? Manteniamo la calma. Devi stare calmo e avere fiducia. Andare nel panico non serve assolutamente a nulla. E ti informo che non ho la minima intenzione di restare qui più dello stretto necessario. Sono d'accordo. Grazie per l'interesse. Oddio. Questo è quello con le signore anelli, ah, quel sì. Gollum. È vero. Una volta che si prende il nostro telefono dalla tasca sembra che si gratta in sedere. Non so se ci hai fatto caso. Perché dopo dovresti dire quando stanno fermi, no, sembra che si grattano, invece prendono il telefono dalla tasca. Ci muoviamo. Sono d'accordo. Guardate! Ancora con la bambina! Ehi, un attimo! Fermati! Si deve pur dire. E ora che facciamo? Si sta cagando sotto, mi sa. Ha trovato coraggio. Che fai? Vengo con te. Aspetta, vengo con te. Ma no, tu non dovevi restare con quell'Andrew. Eh no, però mo ci vuole provare pure col professore, capito? Ah, per farsi raccomandare, sì, tu sì, dici sì. Che finalmente può superare. Così si può laureare. Ehi, voi due. Dai, però così l'hai fatta morire, no? No, no, far morire. È impossibile che muore già, finita il gioco. Affronta la ragazzina. No, no, no! Quando va quello davanti, io sto dietro. Perché sei voluta venire? Ehi, c'è nessuno? Ma che è quella figura nera? Qualcuno o è l'ombra? Non lo so. C'è nessuno? È un'ombra fatta roba, brutta. Chi è Voldemort? Ma che cosa... Vedi. Voi cosa cercate da me? Curiosità, ma tu chi sei? Che ci fai qui? Sono tempi difficili. Aspetta, dove vai? Forse è quella a cercare i bambini promiscui là. Beh, sì. Da avvicinare, oh. Questo uomo è mio. Lasciami in pace, capito? Vattene. Via, demone! Voi non mi incanterete! Mi dicevo che sei impazzito, eh? Signore, ti prego, liberami dalle visioni! Tu chi sei? Non può essere reale. Guardate altrove! Non siete mio marito! No! Ah, in pratica comunque penso si siano mischiati presente e passato, perciò sì. Questi hanno queste visioni. Ormai non ci manca molto. E lì potremmo trovare qualche aiuto. Voi state bene? Identico a lei. Sì. Non ce l'ho fatto caso. Panico e sconvolta. Però doveva essere più vecchia di lei. Però sembra lei più vecchia. È sbucata dal nulla vestita come la comparsa di un film. Ha farfugliato qualcosa parlando in modo strano. E quello che è peggio è che era la mia coppia sputata. Come può essere possibile? Stai avendo una reazione esagerata, Angela. Io me ne chiamo fuori. La nebbia sembra non voglia che prendiamo strade differenti da quella per la città. Adesso è la nebbia che decide dove andiamo. Vaffanculo. Si rendono conto di quello che dicono. È pericoloso lasciarti andare in giro sola.
In due gruppi sarà più facile trovare un modo. Ed è questo. Non ha senso, perché comunque non si possono contattare fra di loro. Hai ragione. Ah, ti assumo. Cioè, ha senso se si potevano contattare. Se quelli trovano qualcosa, loro non lo sapranno mai. A recuperarci. Un attimo. C'è qualcosa. Oddio, chi è? Oh, ma tu hai questo? Braccio! Merda. Ma che è? Ma perché quello è partito come un fulmine? Non l'ha manco visto in faccia a quel mostro. Temo mi ha ammazzato una vecchia. Ma è proprio il coraggio fatto persona quello comunque. Cioè, si è quasi suicidato per fuggire. Quella dell'inizio di che sta su quel tetto doveva prendere esempio la sua professora. Intorno ci sarà un sentiero più agevole per tornare in strada. E che? Adesso sta tranquillo, di nuovo. Vabbè, sì, perché ha visto quello che è caduto, si è tuffato e poi è passato tutto. Non ha nessun senso. Ma non si è visto granché, si è visto uno che è calato e sembra che tenere una specie di arma al posto del braccio. Come fini? Tutto bene? Ho la sensazione che Angela mi giudichi per mettermi in difficoltà. Sento di guarda, quella sta a due passi, eh. Non è che sta lontana da sotto la mia tutela. 10 metri, cioè chilometri, sta a due passi. Al posto mio. Ti preoccupi per te stesso. Smettila di preoccuparti per te stesso, devi pensare. Quello non ha guardato in faccia nessuno e scappa davanti. Mi sto preoccupando per voi e vengo ringraziato così. Non sembra. Mi stai giudicando. Parli troppo. Gesù, non la smettevi più di parlare, sembrava di essere a lezione. Ma non ho capito perché questi si prendono tutte queste confidenze con questo professore. Dai, stavo scherzando, non te la prendere a male. Scherzando, sei un ottimo insegnante. Quando ha fatto quella sua fuga, non molto a velocità estrema. Cazzo. Ancora? Aspetta. Guarda questo professore, dai, mamma mia. Questo è proprio il simbolo della codardia, questo professore. Cioè, proprio scappato via. Oh. Ah, adesso siamo armati. Ma possiamo uccidere il professore. Carica. 4 pallottole pure, Metto dietro. Hai finito di curiosare? Dobbiamo tornare da quel Dobbiamo tifone. Andare dal professore. Non ha perso tempo in chiacchiere, vero? Ricordiamoci delle pallottole perché secondo me se ti hanno fatto vedere il numero dei colpi servirà dopo. Eh sì, quello che avevo pensato anch'io. Può essere. Ce l'hai fatta. Fastidio. Hai fatto come prima. Sei entrato nel panico. Ma non puoi farmene una colpa. Cosa diavolo c'era lì dentro? Non so cosa fosse, ma era grosso e mostruoso, cazzo. Davvero? Mi vengono i brividi a pensarci. Ed ero persino dietro al povero John. Sì, esilarante. Semplice. Non per tutti. Prendere una finestra da 5 metri? Da 10 metri lo dice sotto dito. Eh sì, non sono molto corretti sotto dito. Sono tranquillo. Per dire, stai zitto. Vi spiace darvi una mossa? Se continuate di questo passo marciranno gli infissi e il vetro cadrà da solo prima che abbiate finito. Strike! Faremo di te una stella del baseball. Non è stata solo fortuna. Non è che ci voleva molto, eh. Quindi dobbiamo scegliere noi la direzione adesso. Non penso. Cosa abbiamo? Il parco giochi. Beh. Vabbè, definirlo parco fornito, giochi è un po' esagerato. Cammina. Laggiù. Bambina indemoniata. Ehi. Va tutto bene?
Allora. Chi sei? Cosa ci fai qui? Questa situazione non ha assolutamente senso. È la stessa bambina che hanno visto Angela e Andrew. Che ne sanno? Se fossi in te non lo farei. Attende, questa bambina è promiscua. Ma che diavolo succede? Ditemi che non è vero. Siete più cauti, non deve trovarmi. Di chi stai parlando? Andatevene o lui mi troverà. Chi è? Vieni fuori, Mary. So che sei qui dentro. Vi prego, lasciatemi. Potrai andare quando sarò certo che non svelerai il nostro segreto. Sono stanco dei tuoi giochi infantili. Devi portarmi rispetto e non proferire alcuna parola. No! C'è andare, va? Lasciala andare, subito! Che sortilegio è questo? Il gelo pervade il mio corpo. Non ho fatto nulla. I malefici sono opera di Amy. È lei in combutta con il demonio. Io l'ho vista nel bosco, insieme ai suoi famigli. Sono innocente. Giungerò alla verità a quando... Amy sarebbe quella signora incappucciata. Ah, sì. Vi ringrazio di cuore. Basta, fa silenzio. Hai deciso di aiutare la bambina malvagia. Le due bambine devono essere collegate. Non può trattarsi di un... Ah, quella cosa delle streghe. Vabbè, l'immagine. No! La Taylor che cadeva, no? Però l'immagine è quella cosa che fanno delle streghe che le buttavano sott'acqua nel fiume. E se mi sembra che comunque se annegava non era una strega. Se non annegava era una strega. E morivi in ogni caso. Ok. La torcia. Dentro è buio. Fa presto, però. Lanciamelo. Immagini che figura se non lo prendeva. Non doveva farglielo prendere, infatti. Sono dentro. Non ci posso. Questa finestra è sprangata. La scema. Come sei arrivata? Come sei arrivata qui? Ho trovato un passaggio sul lato. Non è che non è lei. Fantastico, mi sono arrampicato per niente. Il buco nella recinzione è troppo piccolo. Ti saresti bloccato. Ah. Usiamo il re topo. Oh, la vecchia! Angela! Ma che... cosa... Ma chi è? La porta sul retro è chiusa. Qualcosa ti turba? Dimmi, qual è il problema? Giungeranno presto qui. Cerca di calmarti, cara. A chi ti riferisci? Girano voci su di me. Accuse molto gravi. Questo è il professore, eh? Ah, sì. Della mia complicità col diavolo che pratichi la stregoneria. Chi sosterrebbe tali assurdità? Non riesco a capire. Non mi so dare una ragione. Yeah. Non un passo di più. D'accordo. Ma devi spiegarmi. Come sono arrivato qui? Anche ci vede questo. Dove cazzo siamo? Modera il tono. Sei al corrente delle accuse a mia moglie Amy? Cosa? Non ti conosco. John. Apri la porta, Joseph. All'istante. Sei diverso, che hai? Sembra che tu sia cambiato anche nel vestire. Joseph, se lo apri subito te ne pentirai. Sarebbe un intralcio alla legge. Che facciamo? Vedrò di risolvere. Hai la mia parola. Non facciamoli entrare. Reverendo Carver, sceriffo. Ah, quel prete. È un mandato ufficiale per l'arresto di Amy. Mia moglie è una donna innocente. Qualcuno l'ha sentita parlare a una favella oscura. Chi muove accuse a mia moglie? Mary.
A condannarla è soltanto la parola di una bambina. Consegnati spontaneamente allo sceriffo. Fallo per il tuo bene. Verrò anch'io con lei. Non intendo lasciarla sola. Dov'eri finito? Sembri agitato, cos'hai? Hai avuto un'altra visione? È stato diverso. Potevano vedermi e sentirmi. Però non ci giurerei. Erano molto spaventati. C'è qualcos'altro? Ho visto che portavano via una donna. In arresto. Ah, questo è entrato qua dentro, è vero, eh? Nella stazione di polizia. Mezzanotte e 26. Cosa? Ah, è rotta. Oh, sta Marca Zampa va forte. Che pure il telecomando del padre dell'inizio era di Marca Zampa. No, un telefono. Funzionante, secondo Sono me. Sono il vincitore. Ecco il telefono. Vabbè, non è che quelli hanno fatto qualcosa, eh. Forse siamo salvi. Ma sono scemi, scusa, ma... Perché dovrebbe funzionare? Non c'è linea. Oh, guarda! Guarda caso, non c'è linea. Che strano, non funziona niente. Una città abbandonata. Una cosa abbandonata da minimo 30 anni. Oh, oh. Ehi, calma, calma. Sta diventando Hulk sulle storie. Gestire i problemi come farebbe un bambino. Vedi, questo è un telefono modello avanzato senza fili. Non è sempre lo stesso, scusa. Sì, sì. Rispondiamo. Sì. Penso io. Ci penso io. Lasciami andare. Ancora? Dai, che urla in faccia a tutti quanti. Quali sono manichini? Vieni, piccola. Desidero parlarti. Se rivelerai il nostro segreto, dannazione eterna sarà la tua condanna. Ah, quindi questo era quello che la stava picchiando prima. Ah, sì. Quindi in pratica questo reverendo l'ha minacciata, questa bambina, di incastrarla, diciamo. La consorte non è una pedina del diavolo. Chiedo venia a questa corte, ma ve lo ribadisco. Mia moglie non è colpevole. E forse sono manichini perché tanto fanno solo presenza, non parlano né niente come persone. Posso sopportare oltre? Non credo di poter sopportare oltre. Mai manca poco tempo. Che ne sa, scusa, hai visto la durata del filmato? Che è il professore? Come manca poco tempo? Loro sono qui tra noi. Loro sono qui tra noi! Abbassare il volume, no. Stiamo toccando quell'accetto. Ma lei l'ha toccata! Le prove sono necessarie per comprendere che il diavolo è all'interno. Avevano un morboso piacere ad avvelenare la comunità. Ah no, io non penso comunque che sia stata la bambina. La bambina però guarda che ti ha la faccia dell'infame. Credo anch'io. La bambina sapesse quello che faceva. Ha fatto il sorriso quando hanno preso a quella. La donna, la mia sosia, era disperata, quasi traumatizzata. Sì. Uno spettacolo davvero penoso. Si è mutato. Non so. Oddio, chi è? Ma chi è? Ehi, professore! Siete lì? Coraggio, andiamo. Ah, li hanno raggiunti. Si sono ritrovati allora. Ehi, Taylor! Siamo qui! Non riusciamo ad aprire le porte! Nemmeno noi! Sarà chiuso a chiave! Diciamo che adesso sono disposta a valutare altre opzioni. Sono contenta che vi divertiate. Personalmente penso che siamo nella merda. Hanno accusato la tua sosia di stregoneria, lo sai? Non solo accusata, ma anche processata e condannata. Dobbiamo scoprire cosa rischia quella donna e che cosa intendono fare. Ma perché? Che se ne può. Però qui c'è un po' un problema. Cioè, che appunto, che gli frega questo? E perché vogliono scoprire sta cosa?
Da quella parte si. Però devono solo far passare la notte e poi andare di gioco. Ah no, è rotto. Però io pensavo che era solo bagnato. Si vede un cazzo. Cade la vecchia. Santo cielo. Ah vabbè, ma passano di là è facile. Pensavo di andare sulla trave al centro. Ah, io pensavo così. Vabbè, ma non così, tutti proprio così di fila. Meglio che passa prima uno e poi altri. Infatti. Vabbè, però che scemenza e vengono divisi proprio sempre così, eh. Ah, vabbè. Oddio. Come facciamo? Non possiamo stare qui. Guarda caso. E grazie al C. Ancora. L'anno del Signore 1692. Siamo qui raccolti per assistere a un'equa esecuzione. No! Amy è colpevole di connivenza con il demonio e sarà affogata in quanto strega e fattucchiera. Preghiamo in silenzio per la sua anima. No, perché? Non ho peccato! Non sono una strega! Non merito di morire! Vi imploro! Bisogna attuare il volere della corte prima che sia tardi. Il maligno le dona forza. Legala ancora più stretta. Voi non potete farlo. Isaac, sono innocente della corte. Aiuto. Ricaccia la strega nel grembo del suo padrone prima che egli giunga. L'Italope è già perduta, corrotta dal male. Ma vi sbagliate, non per opera di demoni o streghe, bensì avvelenata dall'interno. Non saranno certo gli arcani a salvarti. Non c'è alcun arcano. Il diavolo assume infinite forme, dovreste esserne a conoscenza. A Little Hope si è occultato dietro al velo dell'innocenza. Nei panni di una bambina, la mia accusatrice. Ma ah, quindi veramente è cattiva. In corpo per Little Hope non ci sarà alcuna salvezza. Detto che lei è infame. Del male, reverendo, dovete scrutare in mezzo a voi. Isaac. Scusa, non c'è dato la possibilità di salvarla allora? No, vabbè, che comunque è già. Già successo. È morto. Però questo marito si è ribellato poco, eh? Da un lato no, l'unica cosa che ha fatto. Questa cade dove sta, quell'altra vecchia. Ah, vabbè. E mirai. Voi due potete scendere. Meno male che ci ha rassicurato. Sennò, chi ce la faceva? Forza. 70 anni e non sentirli. Vedi, vedi? Come arriva. Perché si fa in bianco e nero? Tipo per rendere la cosa più spaventosa, no? Che sono scappati prima che arrivavo, vedi, è quella. Sì, è quella strega. Via! O mi dà pure questo. No! Dai, ti salva il professore più coraggioso del mondo adesso. Resisti, forza! Ponte crollato. No, soccorri la vecchia. Il professore si deve salvare da solo. Resisti. Allungati, afferra la mano. Dai, no, la dobbiamo salvare. No, non deve morire, mi dispiace. Dai, forza. Ok, mi fido. Scusa, ha fatto scegliere la vecchia. Vai. Vai! Non farla cadere! Forza, forza! Dai, che sei ancora giovane! Ti puoi ancora laureare!
appunto, non può morire prima della laurea. Ah, ok, là penso di aver capito com'è. In pratica muore il personaggio del passato e mette in difficoltà anche il personaggio del presente. Tipo, il professore è salvato da solo. Ah. E invece questa qui del passato voleva uccidere la qua del presente. Se noi uccidevamo il... se andavamo a salvare il professore, quella moriva sicura, ah, la vecchia. Invece così ce l'abbiamo fatta. Devo ammettere che Angela ha rischiato davvero grosso. È vero. Ha praticamente sfiorato una fine peggiore della morte. Perché peggiore? Non che ci sia nulla di così sbagliato nel morire. Che ne sai tu? È magnifico. Noto che sono ancora tutti vivi. Per il momento. Cosa che non era per niente scontata. Ora che la posta in gioco si è notevolmente alzata... E sembra di sì, che solo adesso sembra che poteva morire qualcuno. O mi sbaglio? Oppure sortire l'effetto opposto? Andrew mantiene il segreto. Ottima mossa. Ciascuno pensa per sé, giusto? I ragazzi hanno delle interessanti teorie. Magari quella corretta è l'ipotesi di Daniel, secondo cui sono morti. Il mio sogno si prolungò oltre la vita. Oh, allora cominciò la tempesta per la mia anima. Mi pareva di varcare il fiume malinconico con quell'arcigno traghettatore di cui scrivono i poeti ed entrare nel regno della notte perpetua. E cambia i sottotitoli. È possibile, chi lo sa. Può darsi che l'autista abbia una risposta. Ancora? Può essere che l'autista sa tutto. La situazione sta sempre più confusa. Con questi sosia, streghe, fantasmi, morti e demoni. Ma che cosa può essere che unisce tutte queste creature? Immagino che lo scopriremo. Ho ricevuto l'autorizzazione a offrire un singolo suggerimento. No. Uno solo, senza nessun aiuto. Che audacia. Che coraggio. Non fare spoiler, professor. Un gesto. Curatore. Curatore. Lo sapremo presto. Ma procediamo. Per quanto la paura possa serpeggiare, è il momento di agire. Vero. Ah, io sono una persona non grata, sono un infame, quindi. C'è la presenza duratura, invece.